Gli applausi e le lacrime, gli abbracci dei familiari, i volti di tutti quelli arrivati qui per lui, in una piazza piena, in una chiesa dove si fatica ad entrare. L'amico di tutti, l'amico di ognuno. Grazie per tutto l'amore che avete dimostrato, il messaggio della moglie Carlotta affidato a Don Walter Insero che celebra i funerali. In Rai mi hanno confidato che negli ultimi mesi lo chiamavano il combattente col sorriso. Perché la sua forza è stato il sorriso, affrontare questa malattia con coraggio, dignità. Aveva il dono della compassione, generosità, senza clamori, senza proclami. Gli amici sull'altare, Milly Carlucci, la commozione, le rende difficile la parola. Nessun tormento ritoccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Era un fratello, dice Carlo Conti, con Antonella Clerici, legge la preghiera degli artisti. Siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Le nostre opere, i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini, come ha fatto Fabrizio. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza. Donaci il tuo spirito di sapienza e di bellezza, ispiraci con il tuo amore e la tua grazia. Una cerimonia sobria, un saluto senza retorica, il dolore che unisce famiglia, amici, colleghi, le migliaia di persone in piazza. Fabrizio Frizzi li avrebbe salutati uno per uno, dandogli la mano, quelli in piazza e le persone a casa, dice Don Walter Insero. Lo fa per lui il fratello Fabio, in piazza dopo la cerimonia. E adesso come faremo, gli chiedo. Il fatto che siete tutti qua, Fabio, significa qualcosa, no? Ragazzi, però avete immagini, avete ricordi, avete tante cose. E pensate un pochino a me, che per me saranno veramente cavoli amari. Fabrizio rimarrà sempre dentro di noi, solo ce la faccio. Riusciva ad entrare nella televisione degli italiani come fosse un fratello, un zio, un papà. Lo amiamo, l'abbiamo da tutti, vedi, guarda la gente che c'è. E oggi col cuore io sono venuto oggi qua, per lui. Non c'è parola per dirvi, proprio una persona molto buona, umana. Era una malattia crudele, una malattia malvagia e non abbiamo mai voluto parlarne. Questo la dice lunga sullo stile e l'eleganza di una persona come Fabrizio Frizzi. Una persona che fa parte della famiglia. Mi resta sempre nel cuore Fabrizio. Io sono sicura che ci sta guardando da lassù e che è felice e si sta facendo una risata con noi, quindi dobbiamo tutti ricordarlo con molta felicità e con gioia, come avrebbe voluto lui. Simpatico. E poi il dispiacere che ha lasciato una bambina di 5 anni. Mi dispiace tanto, era uno di noi. Era diventato un amico, diciamo. Simpatico, comunque un bravo presentatore. Una persona squisita, non ci sono parole, noi lo seguivamo sempre in trasmissioni. Bravo, bravo, mi dispiace tanto per la sua bimba. Non sono andata da nessuna parte quando è morto qualcuno, però lui volevo dargli l'ultimo saluto. È stata una persona squisita, buono, c'aveva mille cose, ci dispiace proprio tanto. I giorni sono stato la maggior parte del tempo a piangere perché... era veramente una persona speciale. Un lungo rapporto fatto di incontri, canzoni, interviste. Fabrizio Frizzi ha avuto sempre una grande ammirazione per Alberto Sordi. Sentiamo allora prima il nostro Vincenzo Mollica e poi le parole di Piero Angela sulla ondata di emozione, l'abbiamo vista, che la scomparsa del conduttore ha suscitato nel paese. Vediamo. Sei un americano, naso carcerato, ritmo sincopato, ritmo, ritmo, faccio un... Fabrizio Frizzi era un appassionato di Alberto Sordi, delle sue battute e delle sue canzoni surreali. E gli ha dato prove in programmi come Europa Europa, Porta a Porta, Tale e Quale Show. Non potrò fare...
Oh. Il famoso passo. Fallo un po'. Devo fare in là, in quel posto che dove devi fare. Fai. Poi faccio. Come si fa? Oh. Sempre nel cuore di tutti e anche nel mio. E ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che ci sta, era primo cittadino e amico mio, tutti io che te ci ho mandato io. Diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, che sì, ce devi andare, ce devi andare. Devo dire che anch'io, come tutti, sono stato colpito da questa morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, quasi in diretta. La sera presentava il programma, il mattino non c'era più, ma soprattutto colpito dalle grandi manifestazioni di affetto che in questi giorni si sono verificate. E questo ha probabilmente anche un motivo, la capacità di creare intorno a sé un senso comunitario, quello di una famiglia, di consenso, al di là di ogni divisione. Questo è molto raro oggi. Fabrizio Frizzi non era solo del resto un bravo professionista, ma abbiamo perso con lui un uomo buono. Grande emozione ha suscitato